Spettatore in scena, uno l'abbiamo già preso e adesso ho bisogno anche di voi. In questa scena, che è appunto presa da Cyrano di Bergerac e non Rostan, lo spettacolo è nato, è stato fatto per Coquelin, sentite che pronuncia francese, eh? Coquelin, che è stato il più grande attore dell'Ottocento francese. E appunto Rostand ha scritto questo copione per lui. Sono cinque atti, vogliono dire 4 ore qualche cosa, eh? Quindi nel 1897, il 28 di dicembre 1897, il Cyrano di Bergerac debutta a Parigi. In Italia debutta nel 98, perché un certo Giobbe ha tradotto questo magnifico, innanzitutto gli occhiali forse meglio levare, ha tradotto questo magnifico testo, che è tutto in rima, e in una maniera sublime. Poi man mano adagio adagio ne sono venuti altri, eccetera eccetera, però è bello ricordare che in Italia il più famoso, uno dei più famosi Cyrano di Bergerac è stato quello di Gino Cervi nel 1953, che non sembrerebbe, vista la stazza, però è un ottimo attore. E poi nel 1985 l'immenso Gigi Proietti. Mentre in Francia, è una cosa strana, Jean-Paul Belmondo. Bellissimo, bellissimo. E anche Domenico Modugno ha fatto il Cyrano di Bergerac. Siamo in teatro, è il primo atto, scena quarta. Siamo in teatro, Cyrano si è un po' scocciato di Montfleury, che Montfleury è quelli che si dice un attore cane, però è appoggiato dal duca e quindi va tutto bene. Uguale, non è cambiato niente. Caccia questo attore, solo che cosa succede? Che il duca ha mandato uno dei suoi scagnozzi a insultare Cyrano o Cyrano che sia. E Cyrano, si può dire tutto a Cyrano, fuorché la parola naso. Solo lui la può pronunciare. E quando gli si pronuncia la parola naso, a lui incomincia. E quindi dovrei essere un po' insultato e picchiato. No, sto scherzando. Però, visto che siamo a teatro, lui pronuncerà delle parole e voi dovete darmi una mano, con ad esempio, vai, leggi. Voi naso, avete sentito? voi conta fino a tre, quindi dite voi un altro, avete un naso, per cosa? Molto grande. No! Voi avete un naso molto grande. Infatti. E questo è tutto? Sai ben poca cosa, se ne potevano dire ma ce n'erano aiosa, variando di tono. Si poteva tutta a casa dirmi in tono aggressivo, se avessi un coda al naso immediatamente me lo farei tagliare. Amichevole, quando bevete ed è pescare nel bicchiere, fornitevi di un qualche vaso adatto. Descrittivo, è una rocca, è un picco, è un capo affatto, ma che l'enna penisola in parola d'onore. Curioso, a che serve questa affare, signore? Forse da scrivania o da porta gioielli? Tezzoso, amate dunque dal punto gli uccelli che vi preoccupaste con amore paterno di offrire alle loro piccole zampe un sì degno perno? Truculento, messere! Quando nello starnuto il vapor del tabacco vesce da untare in muto, non gridano i vicini al fuoco nella capa?
cortese, state attento che di codesta chiappa il peso non vi mandi per terra a capochino. Tenero, provvedetelo di un piccolo ombrellino perché il suo bel colore non se ne vada al sole. Pedante, l'animale che Aristofane vuole si chiami ippocampi, elefanto, camaleonte, tanta ossa e tanta carne ebbe sotto la fronte. Arrogante, uè, compare, eh? E in moda quel puntello si può infatti benissimo sospendervi il cappello. Enfatico, alcun vento, naso magistrale, non può tutto infreddarti eccetto il maestrale. Drammatico, al mar rosso, quanta l'emorragia. Descrittivo, oh insegna di gran profumeria. Lirico, è una conca, siete un genio del mare. Semplice, il monumento si potrà visitare. Rispettoso, soffrite, vi sorseppi la sera. Questo sì che vuol dire qualcosa al sole avere, rustico. Ehi, corpezzole, Tagliatagli al nasino, eh? È un cavolo gigante o un popon piccolino? Soldatesco, puntate contro la cavalleria! Pratico, lo vorreste mettere in lotteria, sarebbe il primo lotto. O infin parodiando Piramo tra i singhiozzi, eccolo! L'esecrando naso che la bellezza del suo gentil signore distrusse. Ora mi arrossisce, guardate il traditore. Ecco, a un dipresso ciò che detto mi avresti, se qualche buon spirito di lettere avesti. Ma voi di spirito, miseremo furfante, mai non ne veste un'oncia e di lettere tante quante occorrono far la parola cretino. Aveste avuto oltronde l'ingegno così fino da potermi al cospetto dell'inclita brigata, servirmi tutti i punti di questa cicalata, ma non avreste nemmeno la metà proferito del quarto di una sillaba che, come avete udito, ovvero di servirmeli senza alcuna riserva, ma non permetto affatto che un altro mi riserva. Grazie.